Uscita la nuova stagione, ragazzi. In questo caso la stagione, come sappiamo tutti, numero 6, e dunque si resetta il livello stagionale dell'account. E dunque, raga, abbiamo bisogno di livellare ulteriormente per sbloccare ricompense, come per esempio del pass battaglia, in generale comunque di salire di livello stagionale. Quindi, signori, quest'oggi andremo a vedere le migliori cose da fare per livellare facilmente. Quindi, signori, iniziamo subito. Mi raccomando, codice creatore Lucio, delle cose di forte. Ci vediamo subito dopo la breve sigla. Bella, ragazzuoli. E dunque, ragazzi, andiamo in risa squadre, dove abbiamo la possibilità di fare più XP di tutte le altre modalità, perché appunto diciamo che è una modalità dove insomma non c'è la morte imminente, quindi si può respawnare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, signore, per tutte le altre varie ragioni che sapete. Quindi, raga, andiamo immediatamente. E tra l'altro vi dico già intanto che ovviamente, ragazzi, i metodi migliori per fare l'XP sono esattamente le sfide, ragazzi. Le sfide danno un botto di XP. Difatti, raga, come potete vedere, solo Jules creando armi meccaniche, usando parti meccaniche e un'arma improvvisata ci dà 24.000 XP. Creando il mantello del cacciatore ci dà altri 24.000 XP e la fase 2 dopo ci darà altri 24.000. Idem per questa qua di creare le armi. Poi ci sono questi incarichi, ovviamente, quegli incarichi epici settimanali sono quelli che danno giustamente di più. Quindi, raga, mi raccomando, gli incarichi epici sono quelli che vi fanno livellare di più. Abbiamo poi ovviamente gli incarichi blu, che è tanta roba, raga. Per esempio, distanza da percorrere in deltaplano. In questo caso si apre il deltaplano e si percorre, raga, dritto senza mai chiuderlo. Così facciamo esattamente 12.000,5 K XP. Tanta tanta roba. Idem per colpire i punti deboli, idem per raccogliere i lingotti e tutte queste missioni blu, raga. E poi ci sono anche ovviamente le missioni, attenzione, verdi. Difatti, come potete vedere qua, dovremo consumare soltanto consumando 5 mele o 5 granoturchi, semplicemente guadagneremo 22.000 XP. Quindi, raga, fate attenzione a queste sfide che danno 22.000, ma anche a questa che ne dà 2.000 soltanto. C'era anche quella di creare oggetti, che era quella leggendaria. Beh, io l'ho già completata, quindi già l'XP li ho guadagnati tramite quella lì. In ogni caso, ragazzi, il metodo 1, quindi quello principale, è ovviamente fare le sfide, completarle tutte, ragazzi. Il secondo, raga, è venire qui a Gatto Grill, e se non c'è gente, se ci va di culo che qui non c'è gente, dovremmo trovare tantissime casse, quelle con le mele, i funghi, i cocchi, insomma tutte le casse di cibo. Adesso vi faccio vedere, raga. A Gatto Grill è pieno di queste casse qua, e ogni cassa aperta vi dà 65 XP, che non sono tanti 65 XP effettivamente, però qui a Gatto Grill ce ne sono circa una cinquantina di queste casse qua. E quindi sommate il 50 per 65, che fa ben 3.250 XP solo con le casse aperte. Per lo più, ragazzi, ovviamente, giustamente, dopo vedete, guardate, ragazzi, aperto un forziere, ovviamente anche le casse normali, il metodo più classico, e se vogliamo mettere il secondo, è quello di aprire le casse, è quello di killare la gente, killando qualcuno vi danno 150 XP, quello di fare vittoria reale che vi dà tutti i punti sommati in più, altrettanti per appunto livellare, quindi vi darà tipo in genere ve ne dà 1000, 2000, 3000, ve ne può dare anche di più, dipende poi cosa avete fatto nella partita. In ogni caso, ragazzi, appunto aprite queste casse piccoline qua, vedete? Aperta una scatola 65 PE, aperta una scatola 65 PE. E poi, ragazzi, tramite queste robe qua c'è un mio amico, raga, che ha fatto 300.000 XP, ragazzi, 300.000, e siamo solo al secondo giorno, il terzo della nuova season, raga. Difatti, raga, in generale qui a Gatto ce ne sono davvero tante di queste cassettine piccoline. Poi in risa squadre è ancora meglio, perché la safe arriva prima, e dunque se non sei in safe è ancora meglio, perché tramite queste noi ci possiamo refulare. Mo vi faccio vedere cosa intendo, ragazzi. Difatti qua ce ne dovrebbero essere altre, ce ne sono parecchie. Guardate, 65, 65, 65, 65. E dunque prendiamo tutte queste belle frutte, prendiamo anche il peperoncino. Ok, qua le abbiamo aperte tutte. Apriamo anche il forziere, ragazzi. Aprite i forzieri, mi raccomando, ragazzi. Che vi danno, ecco, non spaccatelo come stavo per fare io, che vi danno 130 ogni volta che aprite un forziere. Non è male, ragazzi, non è affatto male.
Ecco, per esempio, adesso abbiamo completato anche questa missione di distanza percorsa a piedi, ragazzi. Esattamente questa qui di Ragnarok ci ha dato 12.000 XP, quindi anche camminando ci danno le robe. Aprendo le casse di munizioni ci danno ben 100 PE davvero gagliardi. Quindi continuiamo, magari una cinquantina era esagerato, però comunque ce ne sono di queste casse qua. Quindi raga, potete prenderne quante ne volete. Guardate qua quanta roba c'è, guardate qua quante casse ci sono. Tac, e un'altra l'abbiamo aperta. Guardate, intanto raccogli pietra anche lì, che avanza come missione. Tac, altri 130 XP, altri 130, sommati 260. Mi sento anche questa cassa qua molto bella, bislacca. Tac, 130. E in questo caso, ragazzi, semplicemente dovete mettervi a mangiare tutti gli oggetti che avete raccolto. Perché mettendovi a mangiare, guardate, tutti questi oggetti che avete mangiato, guardate quanti incarichi completate. Guardate, assurdo, ragazzi, eh. Abbiamo fatto già 3 incarichi, 4, siamo a 4 completati. Ed è assurdo, ragazzi, davvero assurda sta roba. 4 completati, ragazzi, e ne abbiamo completati già 4. Soltanto mangiando, quanto? Una ventina di cibi. Ragazzi, è assurda sta roba, è assurda, davvero assurda. Qua c'è un altro forziere che apriremo. Forse se faccio così, ok, non lo spacco. Ciao, 130 PE. Anche qua dentro, ragazzi, entrando in questo bunker, guardate qua, una e una, due in più. Se vi va di culo c'è anche questo, tanta roba. Qui in questo caso, tac, tac, e mangiamo ancora altri cavoli, tac. Qua non avevo neanche visto che ce n'erano altri, tac. Ok, un'altra scatola, vedete qua, neanche mi ero accorto. Tac, e mangiamo le mele, guardate qua, e siamo a 5. Mangiamo altri cavoli, guardate qua, e siamo a 6. Ragazzi, stiamo farmando XP come se non ci fosse un domani, facendo soltanto questa roba che vi sto facendo vedere. Qua sopra, raga, addirittura c'è la cesta di munizioni, questa qui grande, che ve ne dà 100 come quelle piccole, appunto. Quindi tanta tanta roba. Signori, semplicemente poi, una volta che finiscono queste chest, queste casse dove ci sono dentro i cibi, appunto, semplicemente si fa una roba, così abbandona partita e si rifà, ragazzi. Anche per esempio qui a Tomato Tower, ragazzi, ci sono un bel po' di melette, in generale di cavoli, di frutta e verdura, ecco, che soprattutto vi possono aiutare a fare questa roba qua che stiamo facendo, cioè questo glitch tra virgolette. Difatti qui c'è il raccolto dei cavoli, che in realtà, ecco qua, vedete quanti ce ne sono, ragazzi, ce ne sono un'infinità di cavoli qua, ragazzi. Fate una missione davvero incredibile semplicemente consumando queste robe qua. Anche qua guardate quante mele ci sono, ragazzi. Qua non c'è nessuno, fate un botto di XP. Guardate, ragazzi, e parlando con ogni personaggio vi dà 205 XP. Quindi un altro metodo è quello di parlare con più personaggi NPC che potete. In questo caso, vabbè, ho già parlato con tutti, ma come potete vedere, ogni volta che riparlate sempre con uno in una nuova partita, sbloccate appunto 205 XP. E raga, attenzione, perché le parti meccaniche, guardate, in questo caso ne acquisto un bel po', facciamo 4. Guardate, se noi andiamo su creazione e facciamo crea, raga, attenzione, perché craftando le armi, in generale tutto, guardate, 80 PE, che raga non sono tanti. Quindi con un personaggio fate un bel po' di sfide, ragazzi, davvero interessanti, e farmate tanti tanti XP. Attenzione, raga, perché ammazzando gli animali, sembra brutto da dire ed effettivamente è brutto, ma in questo caso Fortnite hanno aggiunto gli animali, raga, e in questo caso ammazzandoli praticamente vi danno anche degli XP bonus. E con la carne di questi animali, per esempio il cinghiale ci può dare la carne, il pollo idem, e il lupo, se non sbaglio, anche lui. Ogni volta che non uccidete uno, innanzitutto vi danno un po' di XP, e in più, ragazzi, con quel pollo che vi danno, dopo si può creare il mantello, che innanzitutto abbiamo una missione, vi ricordo, che da 24.000 XP solo per crearne uno così tranquillamente. E in più, raga, vi dà altrettanti XP, perché probabilmente la missione è buggata. Ecco qua un cinghiale, signori, guardate un pochino, eh. Ok, lui ci vede, in questo caso ci va addosso. Guardate, l'abbiamo ucciso e ci dà 40 PE per aver cacciato l'animale. E in più, ragazzi, ci dà la carne e addirittura due ossa. Raga, la carne ne dobbiamo semplicemente avere due ossa e una carne. Raga, top, è davvero una figata ed è super easy far sta roba. Guardate, creiamo, craftiamo il nostro primo martello. Guardate, 24.000 PE per la sfida e 80 PE fatto. E esattamente qua di solito ci sono ben 3 cinghiali, raga. Guardate qua, a cascina colossale, esattamente in questa posizione. Guardate lì, ragazzi. Ok, uno l'ho preso, poverino. Mi dispiace ammazzare, ragazzi, però ci servono l'XP. Ok, 40 per averli cacciati. Andiamo su
la carne, creazione, tac, e creiamo il nostro mantellino. Ogni tanto, ragazzi, bugga e non dà i 24.000 XP come avete potuto vedere. E vabbè, in questo caso ci ha data di sfiga. Vediamo se ricreandolo ce lo dà. Proviamo, raga, ma non saprei. Vediamo, no, 80, ok. In ogni caso, per ogni oggetto che create dà 80. In alcune partite, ragazzi, bugga e vi dà 24.000 XP. Vai, 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 prova. 24.000 porca bislacca, buono. Ad ogni creazione 24.000 XP, raga. Porca bislacca, tanta roba. Grande Immortal che ci mostra questi glitchini, bacchettini per livellare. Raga, vi lascio adesso a una clip velocissima dove ieri in live mi è accaduta una roba assurda. Difatti ho craftato un pompa del nonno e mi ha dato 24.000 moltiplicato per 4, che ora non so bene quanto possa fare. Comunque 24.000 XP moltiplicato per 4 di fila, raga. In quell'istante lì sono salito di 2 livelli, raga, guardate là. O comunque di 1,5 livelli, 2, perché ero appunto alla fine del 19esimo. Quindi, raga, un qualcosa di assurdo soltanto per aver craftato l'arma. Quindi esiste ancora il bug, fatelo prima che venga patchato, signori, che tanto non è un bug di sistema, non è un glitch o robe strane, non potete essere bannati perché voi avete semplicemente craftato un'arma e vi è successo quello che vi è successo, cioè tanti XP. Quindi, signori, vi lascio la clip e dopo continuiamo. Sì, ne ho. No, non ho più. Oh, di Cristo, me l'ha dati. Lo hai gli ingranaggi? No, raga, ho potenziato un'arma e mi ha dato 156 livelli. E quindi, raga, di metodi ce ne sono davvero tanti. Di tutti questi metodi potete usufruirne di tutti, raga. Mi raccomando, nessuno è bannabile, quindi tutti legit nel gioco. Quindi mi raccomando, signori. Questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Spero di esservi reso anche utile. Fatemi sapere se avete anche magari qualche idea, raga, voi qui sotto nei commenti, perché magari avete trovato altri, non glitch, ma comunque altri metodi per appunto livellare. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Quindi, raga, un bacione grandissimo, questo era il video, codice creatore Lucius, bella ragazzuoli, ci vediamo in un prossimo video, bella live, bella signori.